Hello everybody, I see the hand from Reem already. Questions in English? Reem, go ahead. Thanks, Nicola. Hi, Anik Tuflak today. It was the first time you played Novak in a match. How did you feel about how you played today and what was it like facing him? Well, today, I think I started quite well. Then in 2-1, I've 2-1 with serve. I was that game. I didn't play it well, and then he started to starting moving me a little bit more. So then after I tried to play a little bit deeper, trying to move him. Then you know was a match and. I think it's what I missed were maybe one game each set. I played a little bit, you know, not in the right way, which in the first set was 2-1, and in the second set was 4-2 when he was serving. When he went 5-2, I didn't play it well that game, and you know, but I think the rest was not a bad match from my side, and you know, at some point, especially in the second set, the level was very high. Any more in English? Reem again? Yannick, it's just a general question. Obviously, since the tour restarted, you've been doing really well, winning titles and French Open quarters and all that. To you personally, does it feel that it's been happening quickly, or the pace of your rise, you are able to digest it well and understand that it's actually not going as fast as we see it? You know, I think it just... you know, always about improving, you know, it's you obviously, you know, playing tournaments like this, you know, without crowd is not the same feeling when there were the crowd and all the rest, you know, so it's tough for every player. But, you know, the focus is always about improving, and, you know, that's what I'm doing and that's what I'm trying to do. So, trying to learn from this match today as well, even, you know, if sometimes it's tough to accept, you know, and but you know, that's there is only one way, you know, to improve, and you know, I have the good team, I have the right people behind me who knows what they have to do, and yeah, and I hope I play once more against Novak. Isabel? Hello? Is it working? Yeah. Yes, Yannick, you said you learn from a match like today. How much do you learn? From a match against Novak? I mean, you train often with him, but from a match like that, how much do you learn for the future? Right, you know, you have to speak with your team. It's not, you know, that I know everything. You know, it's obviously that what I see is that he is defending better than me when he's coming to in the run, so we have to learn there, we have to serve a little bit better, you know, but everything, you know, it's not like I think the biggest part where I have to learn, but I knew already, is, you know, to understand the right situations in every match, so you know, to don't go too much, not go too slow, and all the rest, you know, it's trying to understand the situation,
that's what I'm trying to do. Sometimes it works and sometimes it doesn't work, like today, where maybe your opponent is better than you or understands faster than you. That's the point. And he's doing that. So you know, I think I have to learn this part of the game. Last one in English for Frank. Yes, Hedik. What make it so difficult to play against Djokovic? You met him for the first time, so you know it a little bit better now. Make it so difficult. Maybe that, you know, every ball is coming back, you know. I think that's difficult, and you know, as I said before, he's moving good, especially in the important points, you know, or he's serving good, or he's making the right decisions on important points, and I think that's the most difficult part. Ok, passiamo all'italiano. Prima domanda per Gaia. Eccomi, ciao Yannick, buongiorno. Senti, tu con che piano tattico è rientrato in campo e in che modo lui te l'ha sgangherato? E poi una curiosità, scusami, abbiamo tutti visto che è nato un logo Sinner. Questo vuol dire che nascerà anche una linea Nike con il tuo logo o qualcosa di simile, se puoi anticiparci qualcosa. Grazie, ciao. Ho dimenticato la prima domanda. Il piano. Vabbè, il piano. No, il piano non lo dico perché sennò siamo a posto. Sicuramente io sono entrato con un piano e lui, sapendo già, conoscendo un po' lui, no, il suo gioco, che è difficile da battere, si sapeva già, quindi come detto prima anche in inglese, lui ritorna tante palle, conosce benissimo il gioco e conosce soprattutto benissimo le situazioni di un match che io giustamente ancora non le conosco, perché in vita mia ho fatto poche partite di tennis, quindi cerco di riguardarmi la partita e capire quello che potevo fare meglio, e poi si proverà la prossima sfida. Spero anche presto possibile giocare di nuovo contro lui per vedere se mi sono migliorato, per vedere se ci sono anche situazioni che posso fare meglio. Quello del logo è più una cosa più per quel progetto che abbiamo fatto, What's Kept You Moving, quella roba lì, per parlare con gente che ha avuto problemi mentali, e non c'entra niente con il logo di Nike. Riccardo? Sì, buongiorno Yannick. Complimenti comunque. Tu hai affrontato nel giro di 6 mesi meno sia Nadal sia Djokovic, entrambi sulla terra. Ti chiedo quale dei due ovviamente ti ha messo più con quale dei due sei stato più in difficoltà, se puoi fare un confronto tra i due, e poi rapidamente dopo Monte Carlo quali sono i tuoi programmi di tornei. Una domanda difficile questa, perché devi stare anche attento a chiedere queste robe, perché non voglio che uno si offenda. E credo che
Cioè, tutti e due sono campioni. Rafa ha vinto tantissime volte Roland Garros. Novak sa giocare su tutte le superfici. Quello che aiuta Novak, secondo me, è anche che sa scivolare benissimo sulla terra, quindi si difende molto bene. Rafa, con la sua forza fisica, è molto, si sente a casa sulla terra, perché comunque col suo fisico che c'ha, anche lui si difende bene, se tira molto pesante la palla. Sono due giocatori diversi. Io adesso non voglio entrare in discorso di dire che è più forte uno o l'altro. Credo che tutti e due, no, non credo, tutti e due sono campioni incredibili, e spero di rigiocarci di nuovo contro di loro. Federica? Ciao Yannick, come sempre congratulazioni per il tuo match. Alla fine della partita Novak ha detto che tu sei il futuro di questo sport, ma forse anche il presente. Cosa ne pensi di questo attestato di stima? Ma ovviamente mi fa piacere. Nell'altro senso, ci sono, come abbiamo visto oggi, no? La strada è lunga, la strada è... avendo anche le persone dietro di me che sanno qual è la strada che io devo fare. Poi anche oggi nella partita abbiamo visto, no? Devo imparare tanto, soprattutto nella gestione della partita, gestione di, come dire, di capire certe situazioni che io non, qualche volta non le capisco, e che magari tanti altri capiscono di più perché hanno fatto anche più partite. Io l'unica cosa che faccio sempre è giocare tutti i punti, come ho fatto anche oggi, come lo faccio sempre in partita, allenamento, perché è la miglior cosa che io posso fare. Poi vediamo cosa succede. Ovviamente mi fa molto piacere le parole che ha detto Novak, però ripeto, alla fine devi sempre migliorare per andare avanti. Ultime due domande, Ubaldo e Stefano. Ciao Yannick, lasciamo perdere chi è più forte fra Nadal e Nadal e Djokovic, ma te sei uscito dal campo tutto sommato più contento di te stesso quando hai giocato pur perdendo con Nadal o oggi? Cioè, in fondo ti aspettavi qualche cosina di più da te stesso più oggi che a Parigi? Quando si esce perdendo non si esce mai contenti. Quello è, quindi sai, questa domanda è difficile. Io quando perdo non sono mai contento a me stesso, e non mi importa chi c'è dall'altra parte. Magari anche se ho fatto una buona partita, ma alla fine una buona partita non è quello che vuoi, nel senso che ovvio è meglio fare una bella partita, no? Che esce una bella partita, e perdere è meglio che piuttosto di perdere se uno andare a casa. Però alla fine, sai, se perdi non sei mai contento, quindi non ti posso rispondere a questa domanda. Ultima domanda per Stefano. Ciao Yannick, sì, anche io ero curioso un po', come ti hanno chiesto gli altri, di questo paragone con Nadal e Djokovic, ma vedo che non lo vuoi fare. Era più che per capire un po' se ti dava a te più fastidio l'uno o l'altro. Ma a parte questo, cosa ti aspetti da questa terra battuta allora? Cioè, qual è l'obiettivo un po' di questi
questi tornei che giocherai? Cioè, c'è un obiettivo, c'è un programma, dei compiti da fare sulla terra battuta, oppure semplicemente si giocano questi tornei e, come gli altri? L'obiettivo è quella roba lì che ho detto, di capire situazioni nei match, di capire anche me stesso, perché credo la terra ti dà la possibilità di imparare a giocare a tennis, perché devi cambiare più la palla, devi fare altre cose, no? Che magari su cemento, se uno serve bene e tira forte il primo dritto, no, è finito. Invece sulla terra devi comunque magari aprirti più il campo, devi aspettare forse qualcosina in più. È una superficie che ti permette di giocare a tennis. Ho detto prima, se era piccolo giocavo sempre magari indoor o su cemento, no? Quindi, ma anche se magari in Alto Adige, quelle due volte che mi allenavo la settimana, forse d'estate giocavo sulla terra, ma da noi fa freddo abbastanza subito, quindi entri dentro a giocare nei campi in cemento chiuso, quindi è tutta un'altra cosa. Ripeto, non c'entra niente questo, è solo per dirvi che devo imparare soprattutto su questa superficie di giocare a tennis. Erba non ho mai giocato junior, ho giocato solo tre tornei almeno. Prima il Toggenbosch, poi c'era quali Wimbledon, poi ho giocato ad Halle e basta, quindi sai, anche lì non c'ho tanta esperienza, quindi saranno dei mesi dove io sarò molto, molto in difficoltà, però è quello che mi serve per migliorare. Grazie, grazie.